Buonasera a tutti. Stasera questo incontro MAIC sarà dedicato alla presentazione del testo a cura di nipote di Maritain, Riattivare il Gesù storico. Questo testo raccoglie una serie di interventi sia di nipoti di Maritain sia di studiosi esterni sul tema dell'importanza del Gesù storico nelle chiese e nella Chiesa di oggi. Prima di lasciare spazio ai curatori e poi a coloro che hanno scritto gli articoli, per coloro che non conoscono né il MAIC né il nipote di Maritain, farei una breve presentazione. Allora, intanto il MAIC è un movimento esterno all'Azione Cattolica, che si occupa di pastorale per la cultura, di impegno socio-culturale, e l'incontro di stasera è stato organizzato appunto dal MAIC di Lucca. Per quanto riguarda Nipoti di Maritain, è una rivista, blog, pagina Facebook di giovani cattolici impegnati nel mondo ecclesiale. Alcuni studenti di teologia, altri insegnanti, la provenienza è molto, molto varia. E negli ultimi anni, Nipoti Maritain, appunto questo gruppo di giovani, ha curato l'uscita di una rivista che si chiama appunto Nipoti Maritain, che affronta in maniera, diciamo, divulgativa, grandi tematiche ecclesiali, teologiche, sociopolitiche. È un po' un tentativo di dare uno statuto un po' più solido e più, diciamo, serio all'iniziale pagina Facebook, che invece ha un approccio, diciamo, pur occupandosi anch'essa di temi sociopolitici, ecclesiali, teologici, ha uno stile molto più leggero. Invece la rivista, per quanto sia divulgativa, ha, diciamo, un'impostazione più, diciamo, impegnata, senza che con questo venga meno la volontà, appunto, di diffondere il dibattito su tematiche ecclesiali, teologiche, sociopolitiche presso il grande pubblico. Come dicevo, l'ultimo numero della rivista Nipote di Maritain, che non è stato online come i precedenti, ma è stato cartaceo grazie alla collaborazione di Effatà Editrice, è stato dedicato al tema del riattivare il Gesù storico. Ovvero, gli studi accademici sul Gesù storico sono molto fiorenti e gli studiosi sono riusciti a ottenere, diciamo, un minimo comune denominatore di informazioni sul Gesù storico che sono condivise a prescindere dall'essere credente o meno, dall'essere cattolico o protestante, perché appunto sono frutto di una ricerca storica. Questo tema del Gesù storico, tuttavia, non ha fatto molta breccia, perlomeno in Italia, negli ambienti cattolici, nelle facoltà di teologia, nelle scienze religiose, e viene visto sempre in una maniera abbastanza o con indifferenza o con timore comunque con una certa problematicità. L'obiettivo appunto di questo numero di Nipoti Maritain è appunto promuovere la conoscenza, il dibattito sul Gesù storico nel mondo ecclesiale cattolico italiano. E lascerei su questo la parola a uno dei due curatori. I due curatori sono Piotr Giguschi e Federico Adinolfi. Lascerei intanto la parola a Federico Adinolfi. Prego, Federico. Sì, allora buonasera a tutti.
Chiedo subito scusa perché io mi sa che sarò un pochino più lunghetto di tutti gli altri, ma mi è stato chiesto così perché quello che dovrei fare in questi minuti è di fare un po' il punto della situazione sull'attuale ricerca sul Gesù storico, cioè come viene vista la figura di Gesù dagli storici odierni. Questa di fatto è una delle domande a cui abbiamo voluto cercare di rispondere proprio con il nostro libro, in particolar modo la sezione finale del libro in cui intervistiamo diversi studiosi, storici, biblisti e teologi, per cui chi avrà voglia di leggere questo libro avrà modo di confrontarsi con diversi punti di vista davvero autorevoli, perché alcuni sono veramente alcuni intervistati sono tra i massimi esperti al mondo del Gesù storico. Tutto questo fa del nostro libro, nel suo piccolo, un piccolo osservatorio sulla ricerca attuale Studiosi storici. su Gesù. Sento qualcosa? No, vabbè. Vai Allora, pure, noi ti premesso che... sentiamo. Scusate, sento una voce. Ok. Vai pure, era un'intesa che ho creato io inavvertitamente. Allora, premesso che un consenso unanime assoluto non esiste, non esisterà mai, perché le conclusioni a cui perviene la ricerca storica, per quanto solide, perché a mio avviso oggi ormai sono solide, sono pur sempre provvisorie, sono costantemente in evoluzione, rivedibili. Però ecco, ci sono una serie di punti che sono ampiamente condivisi dagli studiosi odierni e anche studiosi di estrazione diversissima, studiosi cristiani, studiosi ebrei, ma anche agnostici, atei. Per fare giusto subito un paio di esempi, tutti sono d'accordo sul fatto che Gesù fosse un eccezionale esorcista, un guaritore, e che questa attività taumaturgica costituiva un aspetto centrale della sua attività, non periferico, tant'è che fu questo ad assicurargli una notevole notorietà. Questo è un aspetto, ad esempio, su cui si concentra nel nostro libro la studiosa neozelandese Joan Taylor. Oppure un altro punto di consenso è quello secondo cui Gesù aveva una considerazione di sé piuttosto elevata. Come dice nel nostro libro, Dale Ellison, che a mio avviso è tra i due o tre massimi studiosi del Gesù storico al mondo, Gesù riteneva di essere il Messia, o meglio, il Messia in pectore, cioè colui che Dio avrebbe insediato come il futuro re di Israele. In realtà, le opinioni degli studiosi su questo argomento, Gesù chi pensava di essere, sono abbastanza differenziate e non tutti sarebbero d'accordo con il giudizio di Ellison. Però, ecco, possiamo dire che tutti sono d'accordo perlomeno sul fatto che Gesù assegnava a se stesso un ruolo di centrale importanza nell'economia dell'avvento del regno di Dio. Però sono altri tre i punti invece su cui mi voglio soffermare, tre principali punti di consenso della ricerca storica odierna su Gesù. Cioè, Gesù come ebreo osservante, profeta apocalittico e riformatore sociale. Partiamo dal primo punto. Oggi è un dato in linea di massima acquisito, assodato, che Gesù visse da ebreo osservante, quindi da persona che viveva praticando fedelmente le leggi, le prescrizioni della Torah mosaica e non insegnò nulla che implicasse l'abolizione della legge, il venir meno del suo carattere vincolante. Questo è un argomento, ad esempio, che viene messo in rilievo nel nostro libro dagli articoli di Don Luigi Castangia, A tavola con Gesù, Cibi puri, cuori puri, e anche del qui presente Alessio Aringoli, che parlerà più tardi. Semplicemente il fatto è che al tempo di Gesù c'erano grandi discussioni su come la legge mosaica dovesse essere interpretata e messa in pratica. E naturalmente anche Gesù aveva le sue opinioni. Ma si trattava di opinioni che rimanevano sempre all'interno dei normali dibattiti che dividevano i vari sostenitori
diverse scuole legali giudaiche, la scuola farisaica, la scuola sadducea, la scuola essena, ognuna propugnava una particolare halakha, un particolare modo di interpretare e leggere e praticare la legge di Mosè. Quindi Gesù non è mai uscito, mai fuoriuscito dal giudaismo. Ad esempio, osservava il riposo di Shabbat esattamente come tutti gli altri ebrei. Semplicemente Gesù insegnava che in giorno di sabato era possibile guarire e soccorrere una persona che si trovava in stato di bisogno. E questo soccorso non costituiva una forma di lavoro, dunque non violava, non infrangeva il riposo sabbatico. Questa evidentemente era una questione controversa, si poteva o non si poteva. Alcuni non erano d'accordo, e per esempio gli esseni non sarebbero affatto stati d'accordo. Per gli esseni, se un animale o un essere umano cadeva in una fossa durante lo Shabbat, non era possibile tirarlo fuori. Mentre invece i rabbini successivi all'epoca di Gesù, i rabbini erano d'accordo con la halakha di Gesù. Si può curare anche solamente chi ha un mal di gola, perché il sabato è stato consegnato a voi, a Israele, e non voi al sabato. Allo stesso modo Gesù mangiava anche da ebreo e non mise mai in questione la legislazione mosaica che distingue i cibi leciti e i cibi proibiti. Se Gesù avesse insegnato che si poteva liberamente mangiare maiale, avrebbe fatto qualcosa di scandaloso, di inaudito. Avrebbe causato un putiferio incredibile, di cui però nei Vangeli non c'è traccia, perché da nessuna parte risulta che Gesù venisse attaccato per il fatto di mangiare maiale o di insegnare che era possibile farlo. Allora, nella famosa discussione con i farisei al capitolo 7 del Vangelo di Marco, Gesù non sta rifiutando né le leggi levitiche sui cibi e nemmeno le leggi di purità in generale. Quello che Gesù rifiuta è piuttosto la tradizione degli antichi coltivata dai farisei, secondo cui era necessario purificare le mani prima di mangiare. Ma questa non era una norma biblica, era appunto una tradizione speciale aggiunta dai farisei e che i farisei si aspettavano, speravano che venisse seguita anche da Gesù e dai suoi discepoli. Evidentemente farisei e Gesù non si percepivano come abbastanza vicini. I farisei speravano che Gesù potesse essere uno dei loro. Invece Gesù replica, per così dire, Bibbia alla mano, che il cibo, sottointeso, il cibo lecito, il cibo kasher, perché nessuno si sta sognando di parlare del maiale o di gamberetti, il cibo kasher non può mai rendere impuro l'essere umano, anche se preso con mani non lavate. Sono invece le cose che escono dall'uomo a contaminarlo. Che cosa sono queste cose che escono? Secondo alcuni interpreti sono i fluidi corporei che, secondo il Levitico, rendono una persona impura, quindi semplificando lo sperma, le mestruazioni. Mentre secondo altri Gesù qui farebbe uno slittamento dalla sfera della purità rituale che interessa tanto i farisei a quella della purità morale che interessa invece a lui. E allora in questo caso le cose che escono dall'uomo sono naturalmente le cattive intenzioni che rendono impuro moralmente il cuore dell'uomo. Ma in ogni caso anche dare priorità alla purità morale su quella rituale non significa che la purità rituale non esista o non sia importante. Così come quando leggiamo nel libro del profeta Osea, misericordia voglio e non sacrificio, non si sta dicendo che bisogna abolire il culto nel Tempio. E veniamo adesso al secondo punto di consenso. Cioè Gesù, questo ebreo osservante, era anche un profeta apocalittico. Alcuni preferiscono dire un profeta escatologico. Ci sarebbe da differenziare tra i due aggettivi, ma per quello che ci interessa non cambia più di tanto. Questo aspetto nel nostro libro viene affrontato da Don Emanuele Spagnolo, con un articolo proprio su Gesù e l'Apocalittica, ma viene anche toccato in diverse interviste, intervista a Gabriele Boccaccini, a Mauro Pesce, a Dale Ellison, perché oggi è veramente c'è un consenso larghissimo sul fatto che Gesù fosse animato da una
intensa attesa escatologica e che annunciava un messaggio di tipo apocalittico. Cosa vuol dire? Un messaggio incentrato su quegli eventi finali che avrebbero portato a compimento la storia di Israele, ponendo fine al mondo così come lo conosciamo, un mondo di sofferenza, di ingiustizia, di male, e inaugurando un mondo profondamente nuovo, trasformato. Gesù quindi attendeva, proclamava cose tipo il giudizio finale, la fine del dominio delle potenze soprannaturali malvagie, del dominio di Satana, e di conseguenza l'avvento del regno di Dio. Regno di Dio che Gesù credeva che avesse già iniziato a fare irruzione nel mondo nel presente, e da un momento all'altro per Gesù si sarebbe manifestato con potenza. Ed ecco perché Gesù poteva dire ai poveri, agli oppressi, agli affamati che erano beati, beati voi, perché questa loro situazione insopportabile era sul punto di essere ribaltata, non in un futuro lontano quando ormai sarebbero morti e non nell'aldilà, in cielo, ma qui sulla terra tra pochissimo. Per Gesù cioè il tempo del regno di Dio e del giudizio finale era ormai maturo. Questo lo diceva con diverse immagini prese dalla natura. Il fico aveva già iniziato a mettere le foglie, quindi l'estate era vicino. I campi biondeggiavano già, pronti per la mietitura. Presto Israele sarebbe stato restaurato, cioè sarebbe stato liberato. Liberato da cosa? Dall'impero romano, ovviamente, e ricostituito con tutte le sue 12 tribù, 10 delle quali erano andate perdute da secoli. E infatti Gesù promise ai suoi discepoli, proprio loro, i 12, che sarebbero stati intronizzati su 12 troni a giudicare e governare l'Israele restaurato. In quello che nel nostro libro il grande studioso Gerd Thyssen chiama un messianismo di gruppo. Messianismo di gruppo, quindi vuol dire che per Gesù a regnare, ad amministrare il governo di Dio, non sarebbero stati più i re, i tiranni, le potenti dinastie aristocratiche, bensì gente comune, pescatori come erano i suoi discepoli, i quali avrebbero dovuto esercitare il potere regale in un'ottica completamente diversa, in un'ottica di servizio e non più come un dominio dispotico come facevano invece i capi delle nazioni. E qui veniamo già al terzo e ultimo punto, cioè la dimensione sociale o sociopolitica dell'attività di Gesù. Gesù era anche un riformatore sociale. E questo è qualcosa che fino a pochi decenni fa non veniva adeguatamente apprezzato dagli studiosi, da quegli studiosi che pur correttamente vedevano in Gesù un profeta apocalittico, però pensavano che Gesù fosse totalmente proiettato sulla imminente fine del mondo e non si preoccupasse molto dei problemi sociali ed economici che opprimevano la gente nel presente. In una Galilea, che pur essendo una regione complessivamente prospera e produttiva, però, come dice John Taylor nel nostro libro, conosceva immense ineguaglianze e povertà dilagante. Se infatti andiamo a leggere con attenzione i Vangeli, specialmente le parabole, come hanno fatto anche di recente Adriana Destro e Mauro Pesci nel loro ultimo libro Il Battista e Gesù, si vede chiaramente che quanto Gesù fosse attento ai problemi sociali del suo tempo. Vediamo la presenza di numerosi poveri mendicanti, di fenomeni di indebitamento che costringevano i contadini a vendere le loro piccole proprietà tradizionali per andare a lavorare a giornata come braccianti oppure essere ridotti in schiavitù, oppure ancora andare a alimentare le fila del banditismo. Ecco, Gesù era molto attento a tutto questo e cercava di mettere in atto delle strategie per cercare di resistere a questo fenomeno di disgregazione sociale che era in atto. Ad esempio, invitava alla gente a condonarsi reciprocamente i propri debiti, non solo perdonarsi i peccati, anche rimettere i propri debiti economici. Li invitava a riconciliarsi con il proprio avversario con cui si aveva qualcosa,
anziché farsi la guerra tra poveri. Li invitava a essere solidali, a condividere i beni con i più poveri, a risocializzare le persone totalmente emarginate e a scegliere proprio costoro, diciamo gli straccioni, a scegliere loro come invitati a un banchetto. Chi poteva permettersi di fare un banchetto, invitare questa gente da cui non si poteva ottenere assolutamente nulla, anziché le persone socialmente in vista da cui si poteva sperare di ottenere qualcosa. E allora si capisce anche che l'annuncio escatologico di Gesù non deve essere inteso come la fuga in un mondo irreale, come invece avviene in tante sette apocalittiche di gente più o meno invasata, di cui la storia è piena. Certo, anche Gesù attendeva un regno di Dio imminente, ne era convinto, ma al tempo stesso Gesù aveva i piedi ben piantati per terra. E da questo punto di vista, come scrive sempre John Taylor nel nostro libro, si può dire che l'escatologia era una sorta di ideale utopico che serviva a uno scopo molto concreto, cioè era concepita come un campanello d'allarme che serviva a denunciare le ingiustizie, a criticare i ricchi, i potenti e a infondere speranza negli oppressi, in modo da avviare già qui e ora dei processi di trasformazione sociale, di rinnovamento, di edificazione di comunità di tipo alternativo. Ed ecco allora che da questo punto di vista, forse l'annuncio escatologico, apocalittico di Gesù continua a mantenere una sua certa attualità, una certa validità permanente anche per noi che non ci illudiamo più che da un momento all'altro Dio faccia irruzione nel mondo per aggiustare le cose che non vanno ed eliminare il male con un intervento soprannaturale, miracoloso. Allora, questi tre punti, l'ebraicità di Gesù, il suo annuncio escatologico apocalittico e la sua grande attenzione ai problemi sociali e le sue strategie, diciamo, di rinnovamento sociale, sono tre punti che non è che si escludono. Uno studioso dice Gesù era un ebreo osservante, un altro era un ebreo apocalittico, un altro un riformatore sociale. Sono tre punti di consenso che si armonizzano perfettamente. Quindi possiamo dire che la ricerca storica su Gesù ci sta veramente restituendo un'immagine veramente plausibile di questa figura decisiva per la storia umana. Ok, grazie. Grazie Federico dell'ampio e interessante intervento. Ora lascerò la parola all'altro curatore, Piot. Buonasera a tutti. Oggi vi parlerò in due vesti. Innanzitutto come co-curatore di questo volume, Riattivare il Gesù Storico, che come già ricordava Nicolò è la prima uscita cartacea della rivista Nipoti di Maritain, che dirigo ormai da 5 anni dalla sua fondazione. Certo, prima c'era l'associazione nata proprio a partire dai ragazzi della Fuci di Lucca sin dal 2012, poi nel 2016 è diventata una rivista anche cartacea. E la seconda veste della quale vi parlerò è quella anche di contributore, quindi del mio intervento presente all'interno del numero. Ecco, per questo numero di Nipoti di Maritain, grazie alla collaborazione di Effata Editrice, siamo giunti a concretizzare l'idea di una uscita cartacea dedicata proprio al Gesù storico. Come al solito abbiamo lanciato una call for papers, quindi aperta a interventi anche esterni alla redazione, e grazie alla consulenza del professor Adinolfi siamo riusciti a mettere in piedi un'uscita molto ricca, circa una 30 di interventi, e ben aggiornata sui temi del dibattito attuale, proprio con lo scopo di farli uscire al di fuori dell'Accademia, dove solitamente queste cose sono relegate. Cioè, allora, chi ha scritto su questioni legate alla ricostruzione del contesto storico di Gesù, del giudaismo del Secondo Tempio, seguendo proprio i cardini della ricerca, della terza ricerca su Gesù storico, che ne sottolinea la piena ebraicità sino in fondo, sino alla fine. E c'è chi ha scritto sulla storia dell'interpretazione di Gesù, colma anche di equivoci, di travisamenti della sua figura,
Infine, ci sono stati articoli che si sono occupati di aspetti del presente che potrebbero giovarsi delle ultime ricerche su Gesù storico, quindi nel campo della scuola, delle arti, come quella ad esempio cinematografica, dal dialogo interreligioso al modo di intendere anche il rapporto con la malattia, con la pandemia, se teniamo presente, diceva prima il professor Adinolfi, che Gesù aveva la fama indiscussa di taumaturgo, di guaritore. E poi storici, biblisti, teologi di fama internazionale hanno risposto alle nostre domande su come concretamente poter riattivare il Gesù storico non solo nella nostra Chiesa, ma in generale nella società. E dal canto mio mi sono occupato del tema della predicazione. Si dice infatti spesso, e lo dicono anche i documenti della Chiesa, come ad esempio la Sacramentum Caritatis di Benedetto XVI, che sarebbe necessario migliorare la qualità delle omelie, in generale della predicazione. Ma a questo si oppongono tantissime forze contrarie, a partire dalla cosiddetta necessità di un linguaggio semplice per farsi capire da tutti, perché si dice la gente sarebbe ignorante. Questa spesso però è una scusa per lasciare, come ho scritto, il predicatore nella pigrizia e gli uditori nell'ignoranza. Se non si ha perlomeno la speranza che con la forza della nostra parola, che però è una parola che sgorga dal Vangelo, si riesca a cambiare qualcosa, penso agli atteggiamenti, alla mentalità, alla prassi ecclesiale, forse allora tanto vale abolire l'omelia, ovviamente è una provocazione. Però il mio discorso parte da questo, dalla predicazione per eccellenza, che è l'omelia, quindi la predicazione liturgica, spesso determinante per i fedeli sulla scelta se frequentare una messa oppure no. E non dipende solo dalla lunghezza, ma soprattutto dalla qualità che è richiesta anche dai fedeli. Il Sinodo dei Vescovi nel 2008, dedicato proprio alla parola di Dio, ha raccolto delle vere e proprie rimostranze, delle denunce sulla scarsa qualità delle omelie, ancora troppo spesso improvvisate, un po' a sentimento. E qualità significa quindi studio, incluso anche l'approccio storico-critico che è stato ormai sdoganato anche dalla Chiesa Cattolica Romana sin almeno dal 1943 con un intervento di Papa Pio XII. E il metodo storico-critico è anche occasione per un dialogo con chi non è cristiano, ad esempio a partire dagli ebrei, da tutti coloro che in qualche modo siano interessati alla figura storica di Gesù, ma anche per fare esegesi, cioè per interpretare correttamente le sacre scritture dal punto di vista cristiano. Il metodo storico-critico è un metodo principe, non deve mai assolutamente essere trascurato. Molto sta allora nel definire un corretto rapporto, una relazione tra storia e interpretazioni, e quale sia il contributo proprio di Gesù all'interno del cammino del popolo di Israele. La mancata consapevolezza del fatto che le ricerche, anche condotte con un metodo rigoroso, storico-critico, possano portare a un contributo salutare per la fede, questo porta molti predicatori, molti anche presbiteri, a trascurare l'apporto del metodo storico-critico. E questo contribuisce al perdurare, direi, delle tre S: stereotipi, superstizioni e stupidaggini. Cioè stereotipi come quella di un Gesù contrario alla legge, sempre ostile ai farisei, un ribelle, disumanizzato, disadattato, portatore di una rivelazione che, forse caduta da un meteorite, si contrapporrebbe a quella ebraica. Superstizioni, ad esempio il dare troppa rilevanza a devozioni spiritualizzanti, infantili, banali, che della bella semplicità evangelica e della novità della parola di Dio hanno proprio ben poco. E infine, dicevo, la terza S, stupidaggini, ad esempio la tentazione di fare un bouquet, un tutt'uno di citazioni concordistiche messe insieme, giusto perché hanno il tema simile,
ma trascurando gli elementi di divergenza, incompatibili tra di loro, e soprattutto trascurando la teologia specifica di ogni evangelista, che magari nel narrare un episodio, una parabola, aveva ben in mente una comunità ben determinata, e all'interno della predicazione di quella comunità il brano va spiegato. Non si tratta superficialmente di dividere il Gesù prepasquale, tenendoci questo e gettando all'ortiche tutto il resto, ma piuttosto di valorizzare anche ogni singolo passo storico della formazione del testo evangelico. La Chiesa infatti ha scelto di riconoscere ben 4 Vangeli, che hanno differenti prospettive e talvolta, dicevo, dei dettagli inconciliabili, ma solo così, valorizzando le singole prospettive, ciascun ascoltatore può sentirsi maggiormente coinvolto in un modo di annunciarlo piuttosto che in un altro. Ci sono toni differenti, accentuazioni differenti, immagini e parole differenti per toccare cuori differenti. Questo può valorizzare e vivacizzare la predicazione, se noi facciamo capire che il Vangelo si incarna in una pluriformità di modi e di sensibilità, anziché appiattire tutto così in una sorta di favoletta moralistica. Anche l'Evangelii Gaudium, un documento di Papa Francesco, l'esortazione apostolica, dice chiaramente che un predicatore che non si prepara non è spirituale, ma anzi, Francesco dice questo, è disonesto e irresponsabile verso i doni che ha ricevuto. Il predicatore ha il dovere di cimentarsi anche nel metodo storico-critico. Certo, se l'equilibrio per l'omelia è sempre delicatissimo, deve mettere insieme parola, comunità, sacramento, cercando ovviamente sempre di scaldare i cuori, prepararli alla preghiera, il direttorio omiletico chiede che vengano comunque predisposte occasioni altrove di maggiore approfondimento biblico, perché i 5 minuti di un'omelia spesso non bastano. Spiace però constatare che un altro documento uscito lo scorso anno, il direttorio catechetico, utilizza il termine storia e storicità sempre in termini esistenziali per la singola persona e mai riferito al Gesù storico o alla storia che ha portato alla redazione dei Vangeli. Speriamo oggi che l'apertura ai ministeri istituiti di catechista e anche di lettore, affidati permanentemente anche a laiche e a laici, possa questo rivitalizzare gli aspetti, ad esempio, del Gesù storico. Eppure, sin dall'omelia, molto può essere reso con dei piccoli accorgimenti che ho menzionato all'interno del mio articolo. Ad esempio, è pur sempre possibile creare e ricreare una certa atmosfera in cui quell'ebreo di 2000 anni fa si possa sentire a casa. Fargli spazio forse per noi può essere scomodo, persino scandaloso, e anche per qualche ascoltatore, diciamo, superficiale o ideologizzato, superstizioso, ma del resto la predicazione, dice Papa Francesco, sempre schiaffa. È uno schiaffo che ti commuove e ti porta avanti. E precisamente è lo schiaffo, lo scandalo dell'incarnazione per un cristiano, un'incarnazione umana, divinamente umana, e nel caso del Gesù e di nostro Signore è un'incarnazione in un uomo ebreo. Ecco questo. Grazie. Grazie Piotr. Ora lascerò la parola a Lorenzo Banducci. Chiederei per favore se ci si può mantenere intorno ai 5 minuti in modo da lasciare poi una mezz'ora per le domande. Lorenzo? Buonasera a tutti, sì, cercherò di essere breve, anche perché so che insomma, siamo in diversi che parleremo stasera, invece è giusto e importante che ci sia anche poi spazio a questioni, domande che possono essere sollevate dalla curiosità su questo testo. Innanzitutto grazie anche da parte mia al MEIC, che è un'associazione così viva e vitale nella nostra città di Lucca e che insomma si offre comunque sempre di proporre iniziative di un certo livello, interessanti e seguite comunque sia. E questo testo nasce da
un percorso lungo che Piotr ha ben definito in precedenza con i Potini Maritain dal 2012, che nasce fondata appunto da me e Nicolò come blog online e pagina Facebook, diciamo così, e che poi prende il largo grazie al lavoro di Piotr e poi anche con l'aiuto di Federico successivamente, prende il largo prima come rivista online e adesso anche con questo numero cartaceo monografico. Nello specifico io ho provato molto umilmente insomma a cimentarmi in queste pagine cercando di studiare argomenti che sono tendenzialmente molto al di fuori rispetto al mio interesse studio personale solito, ma che mi ha, devo dire, aperto un mondo e consentito davvero di entrare a contatto con una realtà di studio sulla figura storica di Gesù che a mio avviso può essere un grande aiuto nei percorsi di fede anche di ciascuno di noi. Conoscere meglio Gesù significa davvero crescere come cristiani. Quindi questi testi che con Federico sono arrivato a conoscere, penso al testo del Meyer, Un ebreo marginale, penso al manuale Un Gesù storico di Teyssen e Merz, sono state veramente, veramente importanti. Nel mio modestissimo articolo ho provato a parlare della libertà di Gesù, una libertà da intendersi non rispetto a come solitamente viene intesa, come già detto anche in precedenza, rispetto alla legge, alla Torah, ma una libertà relazionale, nelle relazioni con gli altri gruppi che componevano l'Israele antico. Mi piace sottolineare la libertà di Gesù che si differenzia rispetto a un altro concetto che spesso viene utilizzato come similitudine, cioè quello dell'indipendenza. Gesù fu libero, ma non indipendente rispetto agli altri gruppi dell'Israele antico. Fu anzi totalmente dipendente da essi, nel senso che si relazionò totalmente e grandemente, come ben sappiamo, con essi. All'interno del mio studio, dell'articolo, mi sono soffermato in particolare con quelli che sono definiti come gli antagonisti. Ho fatto questa scelta perché nella tradizione di tante ricerche, non soltanto storiche, ma insomma anche nella tradizione di quello che poi si sente spesso dire anche all'interno delle nostre chiese o omelie, come diceva Piotr, questi gruppi spesso sono definiti, si pensi ai farisei e ai sadducei, esclusivamente come lontanissimi rispetto a Gesù. In altri casi ci sono ricerche validissime che inseriscono Gesù come per esempio come un esseno, quindi all'interno dei movimenti profetico-sapienziali, o come un zelote, quindi definendolo come un rivoluzionario. Ecco, io nelle pagine che ho scritto ho cercato di far vedere come ci siano aspetti con tutti questi gruppi, sia di somiglianza sia di lontananza, tali per cui Gesù non è inseribile ovviamente all'interno di nessuno di questi gruppi, ma anzi egli inserisce all'interno dell'Israele antico un modo peculiare tutto suo di vivere la fede nell'unico Dio. Questa cosa non si esaurisce ovviamente così, ma si manifesta attraverso una relazione che è piena con quasi tutti questi gruppi, ovviamente esclusi i cosiddetti esseni, per i quali non c'è un contatto diretto registrato perlomeno nei Vangeli fra Gesù e questo tipo di persone, ma con gli altri gruppi vi è una relazione diretta che è sempre per l'appunto libera e liberante, mi è piaciuto definirla così, liberante per tutti appunto. Questo atteggiamento di Gesù ovviamente ci spinge anche noi come cristiani ad avere un comportamento che sia nei confronti delle cosiddette potenze socio-politiche o sociali in gioco anche nella nostra società deve essere per l'appunto libero, cioè mai diciamo inserirsi all'interno di una forza specifica in gioco, ma diciamo sempre considerarsi come liberi e portare avanti il proprio messaggio di amore e di venuta del regno, che è quello che è la nostra missione come cristiani. Insomma, quindi
ho fatto questa breve introduzione, sono passati 5 minuti alla fine, quindi lascio la parola a chi viene dopo di me. Vi ringrazio, ringrazio ancora il MEIC e Nicolò per questa bella serata. Grazie. Grazie Lorenzo. E ora lascerei la parola a Mauro. Ci sei Mauro? Eccomi, grazie. Vai. Buonasera a tutti. Io nel mio articolo mi sono occupato di un libro molto bello, interessante, anche innovativo, dal taglio innovativo, della studiosa neozelandese Joan Taylor, che cerca di ipotizzare l'aspetto storico di Gesù, non solo dal punto di vista fisico, quindi somatico, il colore della pelle, i capelli, ma anche dal punto di vista dell'abbigliamento. Consapevole, certo, dei limiti che traspaiono dal Vangelo, perché nel Vangelo non si cerca di restituire ai fedeli un ritratto fedele di Gesù, ma si parla soltanto di alcuni dettagli del suo abbigliamento che poi andremo a vedere. Per quanto riguarda l'aspetto fisico, la Taylor, sulla base non solo di testimonianze antiche, ma anche e soprattutto di studi sul DNA che fanno una dialettica tra passato e presente, arriva a ipotizzare un Gesù dalla carnagione olivastra, con occhi scuri, capelli scuri e corti, attenzione, non lunghi, perché i capelli lunghi generalmente li portavano una frangia, per così dire, separata dell'ebraismo, cioè i nazirei, che facevano un voto particolare a Dio, per cui non si radevano molto spesso, insomma, se non alla fine del voto. Questa ipotesi perché? Perché praticamente nel corso dei secoli gli ebrei, e in questo libro della Taylor è rimarcata l'ebraicità di Gesù in opposizione a certe teorie che poi furono molto popolari nella Germania nazista, che cercavano di astrarre Gesù dal suo contesto. Ecco, gli ebrei nel corso dei secoli hanno cercato quanto più possibile di limitare matrimoni misti. Per cui biologicamente, dal punto di vista del DNA, avrebbero mantenuto una carnagione scura come gli ebrei iracheni di oggi. Un'alternativa che la Taylor accoglie, ma comunque non sposa con decisione assoluta, vedrebbe in Gesù, ecco, una carnagione color miele, come gli ebrei che vivevano al tempo dei Lagidi nel secondo secolo avanti Cristo. Il color miele, insomma, non è proprio come una carnagione olivastra, ma è comunque lontana dai tratti nordici che poi si sono affermati dal basso medioevo in poi, soprattutto sulla base di documenti come la falsa lettera di Lentulo, che è un fantomatico governatore, prefetto della provincia di Giudea, predecessore di Pilato, che secondo una pia tradizione medievale appunto avrebbe inviato un rapporto all'imperatore Tiberio su questo predicatore itinerante di nome Gesù, che descrivendolo come un guaritore, come una persona saggia, e gli attribuisce tratti marcatamente nordici. Ebbene, questo ritratto si sarebbe poi imposto non per motivi razziali, almeno nei primi tempi, ma proprio perché è comune a tutti noi rappresentare Dio come ce lo immaginiamo, secondo i nostri dettami culturali, secondo i nostri preconcetti, e soltanto in alcune parti del mondo, come ho detto prima, nella Germania nazista, ma anche in alcuni territori statunitensi,
Gesù è stato utilizzato come mezzo di proprio di segregazione anche razziale da parte di suprematisti bianchi e quindi in maniera molto pretestuosa. Per quanto riguarda invece l'abbigliamento, la Bibbia ci offre qualche sparuto dettaglio che la Taylor integra con dati archeologici. Due sono questi dettagli. Da una parte la tunica che Gesù indossava, detta chiton, una tunica, come racconta Giovanni, senza cuciture. Questa tunica compare in alcuni scavi archeologici e si vede che è un indumento semplice che a volte utilizzavano i ricchi, ma come biancheria, ed è a mezze maniche, e aggiunge la Taylor, adatta non soltanto a un uomo come Gesù che si vestiva sì dignitosamente, ma non proveniva da un grado sociale elevato, ma anche a un uomo che aveva bisogno di abbigliamenti comodi per spostarsi. E poi un velo, un mantello a frange, descritto da Luca, che è stato pure ritrovato in alcuni contesti archeologici. Ringrazio tutti voi per l'attenzione. Se volete altre informazioni potete leggere il mio articolo o direttamente vi rimando al libro della Taylor, molto interessante, purtroppo intradotto, What Did Jesus Look Like? Grazie a tutti. Grazie Mauro, ora lascerei la parola a Mattia. Mattia. Eccomi. Dai. Buonasera. Grazie Nicolò. Grazie alla possibilità di essere qui. Ecco, nel mio articolo ho cercato di esaminare un problema che è quello, diciamo così, della tensione plurisecolare tra la fede e la ricerca storica. Sono partito da quello che, nonostante così quello che si dice, è un dato di fatto in un certo senso anche riconosciuto da parte della teologia, cioè che la fede e la teologia hanno bisogno della storia. Mi sono chiesto in un certo senso se c'è un viceversa. Ecco, perché se è vero che la fede e la teologia esigono la storia, in questo rapporto, almeno a prima vista, incontriamo una simmetria, appunto. La fede esige la storia, ma non è ben chiaro se e in quale maniera la fede cristiana e la teologia possano avere un ruolo proprio all'interno della ricerca storica. Della fede, appunto, si dice con certezza che la fede cristiana ha bisogno della ricerca storica, proprio per l'interesse fondamentale che guida il credente, conoscere il Gesù che ha calcato la terra della Palestina. Cito alcune frasi da un insospettabile, Ratzinger. Il metodo storico, proprio per l'intrinseca natura della teologia, rimane una dimensione irrinunciabile del lavoro esegetico. Per la fede biblica è fondamentale il riferimento a eventi storici reali. Essa si fonda sulla storia che è accaduta sulla superficie di questa terra. Se dunque la storia e la fatticità, in questo senso, appartiene essenzialmente alla fede cristiana, quest'ultima deve esporsi al metodo storico. È la fede stessa che lo esige, conclude. Secondo molti, questo è l'inizio del primo dei volumi, e poi dopo la cosa non sono, diciamo, meno idilliache di questo inizio, ma in ogni caso l'attestazione è molto chiara. C'è un bisogno ineludibile. In questo volume ci sono stati esaminati numerose di queste sfaccettature, perché non è possibile ripresentare la persona di Gesù senza conoscere ciò che possiamo sapere della sua vita, del suo contesto, quindi senza calarsi in quel frammento di storia che è Gesù, quest'uomo della Palestina del primo secolo.
Oltre a questo bisogno intrinseco della teologia della fede, la ricerca storica può anche avere un valore anti-ideologico, diciamo così, perché può spezzare, dimostrare la fondatezza, la vuotezza di tutte quelle attualizzazioni forzate che strumentalizzano Gesù, che cercano di scavalcare millenni quasi come se non esistessero. Se ne potrebbero fare diversi esempi, passati, presenti, il Gesù maestro dell'etica, diciamo, della teologia liberale, il Gesù rivoluzionario, o quello in un certo senso conservatore, o un altro sempre articolo di Adinolfi, questo tentativo di trovare una dimensione ecumenica, ma non volendo approfondire il lavoro sui testi e sulla ricerca, ecco. Tutte queste, diciamo, attualizzazioni ideologiche, la storia può, ecco, come dire, aiutare a spezzarle. D'altra parte, lo storico deve mettere da parte le sue personali credenze. Ci sono anche qua numerose attestazioni di questa necessità, anche dall'interno di teologi e ricercatori che sono di per sé credenti. Ecco. Meyer, in ciò che, insomma, nei suoi numerosi volumi sulla ricerca su Gesù storico, inizialmente dice: in ciò che segue, e segue parecchio, diciamo così, farò del mio meglio per mettere tra parentesi ciò che sostengo per fede, per esaminare solo ciò che si può dimostrare come certo o probabile sulla base della ricerca storica e dell'argomentazione logica. Un altro, il professor Pesce: allo storico la fede non è necessaria, anzi è inutile ai fini della produzione di affermazioni metodologicamente corrette e verificabili. Più sul versante della storia del cristianesimo in generale, ma Lettieri, la storia del cristianesimo è una disciplina metodologicamente atea, addirittura. Quindi, la fede ha bisogno della storia, ma la storia, potremmo dire un po' banalmente, la fede interessa meno. Ora, quello che esamino nel mio articolo, secondo me ci può essere, ovviamente non è novità assoluta, ci mancherebbe, un'utilità indiretta. Ecco, e proprio in questo tentativo di essere obiettivi, di raggiungere l'obiettività da parte dello storico. Nel passato c'era stata l'illusione di raggiungere l'obiettività attraverso la neutralità assoluta rispetto ad ogni visione di fede, a ogni visione del mondo, a ogni visione dell'esistenza, ogni posizione rispetto all'esistenza. Di fatto poi questa neutralità presunta coincideva con alcune posizioni o visioni del mondo. Lo stesso Meyer però offre un'altra via nel suo volume primo e programmatico, che l'obiettività non si raggiunge attraverso questa illusione della neutralità assoluta, ma proprio esponendo le proprie convinzioni, la propria fede e il proprio modo di vivere l'atto di fede religiosa. E quindi la teologia, quello che si fa qui, il pensare la propria fede, quindi la teologia come riflessione sulla fede e sull'oggetto della fede, può richiamare lo storico a questa necessaria esposizione, quindi anche a evitare le tentazioni di non considerare in maniera, attenzione, semplicemente di non esporle, di non metterle, come dire, in una verifica intersoggettiva, le proprie aspettative anche legittime con cui si guarda Gesù. E in questo senso ci può essere, come dire, una fruttuosità di questa una collaborazione, in questa tensione che continua ad esserci, e comunque ci sarà, tra questi due campi di ricerca, quindi tra la teologia, la fede e quella della ricerca storica. Grazie dell'ascolto. Grazie Mattia. E ora passiamo a Giovanni. Giovanni, ci sei? Mi sentite? Pronto? Mi sentite? Se tieni vicino il microfono è meglio. Allora, grazie a tutti quanti che siete qui convenuti questa sera, grazie anche in particolare a Piotr e a Federico per avermi coinvolto nella gestazione di questo volume. Mi sento un po' un ospite, più di quanto forse si sentano gli altri, perché effettivamente io non ho parlato del Gesù storico e neanche potevo parlare del Gesù storico, perché per formazione ho studiato la faccenda fondamentalmente nel primo ciclo di studi teologici, quindi sono dedicate alla teologia patristica, alla Chiesa antica,
però mi è stato appunto chiesto di offrire, se possibile, per quanto possibile, un sguardo a partire dalla patristica. Dico per quanto possibile perché, come sappiamo, la questione del Gesù storico, con tutte le ricerche che vogliamo, 2, 3, 4, è una questione squisitamente moderna, ma ho scoperto, ho riscoperto facendo questa ricerchina che poi è confluita nella nostra miscellanea, poteva essere soltanto così, perché l'orribile ampio fossato di cui si parlava nella first cast, che poteva essere sì quello dal necessario al contingente, ma anche quello dall'epoca moderna all'evo antico, all'età di Gesù, non esisteva per gli antichi, ovvero esisteva ma era capovolta, attenuata e perfino capovolta la percezione che se ne aveva. Cosa intendo dire? Intendo dire che se per noi oggi, perfino per un Ratzinger, mi faccio dire mia dinastia, è imprescindibile risalire al contesto storico, usando i documenti. Se si parla di metodologia atea, come espressione forse eccessiva di Lettieri, così non era per gli antichi, in quanto non la fede doveva prevalere sulla storicità, non è questo il punto. Il punto è che la storicità non veniva garantita dai documenti. I documenti erano invece un elemento criticabile e sempre impugnabile. Ricorderete Ignazio di Antiochia quando nelle sue lettere parla dell'importanza delle scritture, in particolare dell'Antico Testamento, dice sì, va bene, sono tutte cose buone, utili, ma Cristo non sta negli archivi. E quella espressione anodina nei primissimi anni del secondo secolo si sarebbe trascinata avanti. La prima elaborazione teologica, non segreto, fu quella degli gnostici, la prima elaborazione di livello, la prima che trasportò sì la messianicità di Gesù nella storia, ma per un curioso paradosso che anche Schweitzer avrebbe analizzato, avrebbe pagato questa storicizzazione della messianicità di Gesù proprio con la produzione di cristologie docete. Queste cristologie docete, cioè che chiedevano che l'umanità di Cristo fosse soltanto apparente, sarebbero state poi combattute incessantemente dai grandi dottori ecclesiastici. Io mi sono attenuto nella mia ricerca soltanto ai due dioscuri del terzo secolo della teologia premicena, i gemelli diversi della teologia premicena, che sono Tertulliano e Origene, o meglio mi sono fermato soltanto su Origene e in particolare sul controcelso, che mi è interessato rispetto all'Adversus Marcionem di Tertulliano, perché a differenza di Tertulliano, dell'africano che discutiva con un eretico, Origene invece stava discutendo con un pagano, con il fiore della cultura pagana dell'epoca. Cioè, non c'era più, però lui prendeva Celso e la sua opera come esponenti di un pensiero che era ancora lì, possente e vivace davanti a lui, e poneva questioni che non si limitavano alla polemica, diciamo, di bassa lega. Celso immagina, sì, che riporta alcuni elementi della polemica giudaica anticristiana, Gesù figlio di Pantera, Gesù mago impostore, ed è curioso questo, che Gesù non fu mai criticato quanto alla veracità e alla veridicità delle sue azioni miracolose, della sua attività taumaturgica nel secondo e nel terzo secolo. Nessuno mise mai in dubbio che Cristo avesse praticato prodigi, diciamo così. La questione era capire da dove venissero quei prodigi, e allora poi le storie che fatto sì, la fuga in Egitto, poi era stato lì e dai maghi d'Egitto aveva imparato. Era un grande topos dell'antichità, anche della mitologia, anche se andassi in Egitto a imparare chissà che, ce lo siamo trovati fin nella modernità. Questo non è nuovo, ma la cosa che mi ha stupito andando a fare questa ricerca sul controcelso è che invece proprio Origene, che era l'autore degli Esapla, era l'uomo che della filologia
applicata alla teologia aveva dato la dimostrazione più maestosa e tutto sommato imbattuta ancora oggi, malgrado le meraviglie che pure sono state fatte anche dopo di lui, proprio Origene non va a puntualizzare contro Celso, no, ma guardate che in realtà su Pantera sappiamo che solo alla fine del primo secolo cominciano ad attestarsi queste cose, non abbiamo nulla di anteriore. Tutto questo lo facciamo noi moderni, che abbiamo questa cultura documentaria archeologica, che però è tipicamente moderna. Origene non la batte, non perché non abbia le conoscenze, in altri passi mostra che le ha quelle conoscenze, ma le ritiene insufficienti perché storicamente impugnabili. Ogni documento può essere impugnato, non si chiude mai una discussione dogmatica con un argomento storico, perché la storia invece è sempre aperta a un'ulteriore falsificazione. Arrivano nuovi documenti e si ricomincia a discutere. Allora Origene cosa propone? Propone degli argomenti filosofici che immagina dovrebbero essere accolti da Celso, cioè da tutto l'uditorio che Celso per lui rappresenta. E dice, per esempio, che, faccio solo questa citazione, ecco, ammettiamo che ci sia del vero nella dottrina dei Fisiognomisti, Sofiros, Loxos, Polemone e di quanti altri hanno scritto sull'argomento. Insomma, parla di dottrine medico-filosofiche. Dice, in tal caso, ecco, la parentela di ogni corpo col carattere della sua anima, in tal caso a quell'anima destinata a vivere miracolosamente e a compiere grandi azioni, occorreva un corpo, non come crede Celso, nato da un adulterio tra Pantera e la Vergine, perché da un'unione tanto impura sarebbe dovuto nascere piuttosto un folle pericoloso per gli uomini, maestro nell'intemperanza, nell'ingiustizia e in altri vizi, certo non nel dominio di sé, nella giustizia e in altre virtù. E uno dice, questo chi è? L'ombroso ante l'Islam? E uno invece che sta facendo una osservazione che da un lato è a priori e dall'altro è a posteriori. Se volete tornare alla modernità, è una sintesi a priori. Dov'è l'elemento sintetico? L'elemento sintetico è nella testimonianza, nella virkungsgeschichte, sempre con termini moderni, cioè nel fatto che dopo di Gesù è partita una storia testimoniale che sarebbe inspiegabile senza la veridicità della risurrezione e di tutto ciò che ciò implica, cioè della messianicità di Gesù e dell'identità di Gesù. Quindi, diceva, concluso con questo, diceva Origene a proposito della risurrezione, che Cristo persuase a tal punto i suoi discepoli che nelle prove da loro affrontate e patite, essi mostrarono a tutti che gli occhi fissi sulla vita eterna, sulla risurrezione manifestata loro in parole in atti, se la ridono di tutte le prove della vita. Sarebbe diventato un topos dell'omiletica, in particolare in Giovanni VI, ma abbiamo questa cosa. Ma insomma, tornando al punto da cui ero partito, gli archivi che parlano e tengono aperta la domanda e anche la antwort, la risposta sul Gesù storico, sono per l'uomo antico che aveva quella percezione capovolta del problema documentario, i santi. Ed è una prospettiva che forse è interessante anche per noi oggi. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie Giovanni. Ora lascerei lo spazio per l'ultimo intervento ad Alessio. Alessio? Eccomi, mi sentite? Sì. Allora, con questi incontri sono sempre davvero ricchissimi, interessantissimi, insomma, veramente credo che chiunque avrà nel tempo poi la possibilità di ascoltarli, grazie ai mezzi, debba rendere grazie a tutti quelli che l'hanno organizzato, li hanno organizzati, a partire da chi ha organizzato ovviamente il volume, per cui oggi Nicolò, ma insomma Piotr, Federico, insomma, hanno veramente un grande merito. E sono semi che daranno frutti nel tempo e anche al di là di quello che possiamo immaginare adesso. Perché? Perché ce n'è bisogno. Perché daranno frutti? Perché se ci poniamo la domanda, abbiamo veramente fatto i conti con le cose che si sono dette stasera? Cioè, sintetizzo brutalmente, poi è il tema del mio contributo nel libro, con l'ebraicità di Gesù. Abbiamo fatto come cristiani, come cattolici in particolare, i conti con il fatto che appunto, insomma, Gesù storico, ma Gesù, diciamo, perché insomma, poi se siamo credenti, è ebreo.
uso il presente volutamente come lo usa, diciamo, il Magistero della Chiesa, che parla di ebreo per sempre. Ci abbiamo fatto davvero i conti con questo? No, onestamente no. Non sarebbe serio dirci che come cristiani, come cattolici in particolare, abbiamo fatto seriamente i conti con l'ebraicità di Gesù. In parte questo è anche naturale, è un cammino, diciamo, ci vuole del tempo per tornare all'origine, diciamo, no? In parte però perché ci sono delle resistenze. Il movimento cominciato nel Novecento, in particolare, diciamo, di riscoperta dell'ebraicità del Signore e anche, diciamo, dei primi cristiani in generale, ha suscitato grandi scandali che oggi tendono a avere una forma non esplicita, per lo più, poi, cioè, ci sono eccezioni, però per lo più tendono a non avere una forma esplicita, tendono a essere sotterranei, a volte anche inconsapevoli, a volte anche non profondi dentro, insomma, dentro l'educazione, dentro la formazione cristiana, diciamo, dei teologi, dei presbiteri, di tanti, diciamo, insomma, e anche dei singoli membri del popolo di Dio. Ci sono in particolare però due atteggiamenti che hanno, diciamo, un po', essendo connotati ideologicamente, finiscono per influenzare anche chi non è strettamente su una posizione ideologica. E, volendoli definire, diciamo, i conservatori, tra virgolette, i progressisti, tra virgolette, possiamo, diciamo, prendere atto che entrambe queste polarità del dibattito ecclesiale hanno un problema con l'ebraicità di Gesù. Hanno un serio problema. Se vogliamo, per quanto riguarda i conservatori, è un po' più ovvio, nel senso che chiaramente fare i conti con l'ebraicità di Gesù vuol dire storicizzare una forma di cristianesimo che il tradizionalismo tende a considerare eterna e immodificabile nel tempo e nello spazio. Eterna e immodificabile non vuol dire che quella forma di cristianesimo è brutta, il male, vuol dire però che se fai i conti con l'ebraicità di Gesù e poi, insomma, del movimento cristiano, del movimento gesuano, devi fare i conti col fatto che almeno un altro cristianesimo, tra virgolette, c'è stato, e che il cristianesimo dell'inculturazione ellenistica è una forma storica determinata in cui il cristianesimo si è, diciamo, diffuso, come ce ne possono e ce ne potranno essere altre nel tempo e nello spazio, con tutto ciò che ciò implica. Il predominio assoluto del pensiero filosofico, per esempio. Una visione della divinità, diciamo, del rapporto tra il divino e l'umano sbilanciato completamente sul versante del divino. Anche perché poi tutta la discussione tra le nature e le volontà divina e umana è tipicamente filosofica greca, diciamo, una discussione assurda dal punto di vista ebraico, totalmente incomprensibile. Una battuta mi piace sempre, che se l'avessero provata a spiegare ai primi seguaci della messianicità di Gesù non avrebbero capito di che stavano parlando, diciamo, le due nature, le due volontà e via dicendo. Per non dire lo stesso Gesù, che rischiava quasi di sembrare uno schizofrenico. Ma battute a parte, e i dibattiti cristologici e trinitari possono avere una ricchezza straordinaria, ma nel momento in cui tutto deve essere necessariamente ricondotto a una dimensione filosofica, andiamo a perdere tutta una ricchezza spirituale, mistica e anche di azione nel mondo, diciamo, di concretezza della vita di un cristiano, che può essere molto importante. È un modo di vivere il cristianesimo non necessariamente universale. Questo però può essere un po' più ovvio. Meno ovvia è la difficoltà che c'è da parte progressista verso l'ebraicità di Gesù, e c'è anche quella. Meno ovvia perché, ovviamente, per il suo carattere un po', diciamo, innovativo, apparentemente, inizialmente, anche all'inizio autenticamente, c'è stata un'accoglienza spesso entusiastica, diciamo, di questo punto. Però poi viene un problema, perché quando la terza ricerca, cioè l'attuale approdo consolidato, come ha detto benissimo Federico all'inizio e come è, diciamo, spiegato benissimo in tutti i contributi del libro, approda a una ebraicità di Gesù non eterodossa,
Gesù non era un anarchico, come ha detto benissimo Piotr prima, non era un anarchico, non era un pazzo, uno spostato, un marginale, era un ebreo inserito nella società ebraica. In questo senso il rapporto con il movimento di Giovanni Battista, su cui Federico e anche Piotr in un'altra occasione, ma Federico ci sta lavorando davvero tanto e ha scritto un libro stupendo su questo, è un ulteriore radicamento, un'ulteriore chiarezza dell'avere, diciamo, in mente che Gesù era pienamente inserito nella società ebraica del suo tempo, nella società, nella cultura, nell'osservanza, nella vita. Era un ebreo, non era contro il tempio, non era contro la legge, non era contro la Halakha. E questo chiaramente, diciamo, cozza con una visione antinomistica che tende ad essere molto presente, soprattutto in un certo progressismo liberale di oggi, non in qualunque progressismo, però un certo progressismo che sottolinea soprattutto la contestazione del nomos e diciamo, l'antinomistica, va in difficoltà con questa ebraicità di Gesù. E così finisce per metterla un po' tra parentesi. Questi due atteggiamenti hanno in comune di essere molto ideologici, chiaramente, cioè di dover piegare il rapporto con Gesù a necessità, diciamo, e hanno anche in comune di ostacolare un po', a mio giudizio, concludo qui, la ricchezza di cammino che potrebbe avere invece la riscoperta, facevo l'esempio, diciamo, per scoprire il testo originale, un ragionamento un po' complesso, forse mi è stato fatto notare, ma detto molto concretamente, non solo riscoprire l'ebraicità di Gesù ci aiuta a immaginare diverse forme di inculturazione e a immaginare, diciamo, che appunto il cristianesimo non è uno immodificabile nel tempo e nello spazio, ma ci può aiutare anche concretamente a intervenire in un'azione di riforma della Chiesa. Chiudo solo con questa immagine, quella che ho definito riforma lachica, riforma ortopratica. Ecco, Gesù metteva al centro, come diciamo in questo davvero ogni ebreo, cosa fare. Cosa fare, come pregare, come agire per i poveri, come agire concretamente nella vita. Non metteva al centro della sua predicazione concetti teorici. Quello di Gesù era un programma ortopratico, come insomma appunto normale per qualunque ebreo. Sarebbe secondo me molto bello se oggi come Chiesa ci muovessimo in questa direzione, cioè nella direzione che poi non vuol dire solo programmi economici, sociali, vuol dire tante cose, vuol dire anche la spiritualità, la preghiera, la vita di preghiera, tante cose. E però cercassimo di, diciamo, di andare in una direzione un po' più alachica e un po' meno dogmatica, un po' più ortopratica e un po' meno, diciamo, concettuale o filosofica. Questo potrebbe essere un grande contributo del fare i conti seriamente con l'ebraicità di Gesù. Grazie Alessio. Ora c'è il momento di domande. Penso che possiamo dedicarci fino alle 11:15, massimo 11:20. Farei in questo modo, si raccolgono delle domande, facciamo due o tre, e poi la parte dei nipoti Mariten vengono date le risposte. Ovviamente sarebbe preferibile che rispondesse una persona sola per domande, perché se devono rispondere tutti, temo che non so a che ora finiremo. Allora, intanto vorrei fare una riflessione io molto breve sul tema del Gesù storico. Ora, una riflessione che personalmente non condivido, ma è giusto fare perché sicuramente molte persone la pensano in questo modo, anche cattolici, anche teologi. E una critica spesso che viene posta alla ricerca sul Gesù storico. Cioè, da parte di molti teologi, la ricerca sul Gesù, o diciamo in generale anche da parte di molti cattolici, anche colti, la ricerca sul Gesù storico viene vista come qualcosa di problematico, nel senso che queste persone ritengono, probabilmente in molti casi a torto, ma non voglio tanto qui sostenere la loro tesi, ma semplicemente riportarla per animare un po' il dibattito, ritengono che la ricerca sul Gesù storico metterebbe in crisi sostanzialmente la loro fede. Metterebbe in crisi in quanto la ricerca sul Gesù storico non solo si limiterebbe appunto ad accertare la storicità di Gesù,
ma metterebbe in crisi alcuni fra virgolette dogmi addirittura. Pensiamo ad esempio, queste persone ritengono che il fatto che la ricerca storica non conduca ad affermare che Gesù si ritenesse il figlio di Dio, per loro questo è un problema. Come è un problema, ad esempio, che per molti studiosi Gesù non attribuisse un valore, diciamo, espiativo o sacrificale alla propria morte. Oppure pensiamo all'annosissima questione delle sorelle dei fratelli di Gesù, che sicuramente è una questione molto limitata e poco interessante dal punto di vista storico, ma dal punto di vista dogmatico è un problema, almeno per queste persone. Oppure dal punto di vista storico è impensabile dire, ad esempio, che la totalità degli studiosi affermare che Gesù volesse fondare una chiesa cristiana o addirittura un'altra religione. Però per molti cristiani, quando gli studiosi del Gesù storico affermano queste ovvietà dal loro punto di vista, il cattolico normale o anche il cattolico colto si sente profondamente attaccato. Pensiamo alla vicenda del libro di Augias con Pesce, che non è che fosse un libro particolarmente radicale, però la Shei ebbe una risposta molto fredda, insomma. Quindi bisogna affrontare anche questo problema. Per molti cattolici il Gesù storico è una minaccia, diciamolo molto onestamente, e parte non hanno neanche tutti i torti su alcuni temi. Ad esempio pensiamo al contesto storico in cui nasce la ricerca sul Gesù storico, l'illuminismo, però io solleciterei anche una riflessione su questo punto, diciamo. Ora lascio la parola ad altri che vogliono intervenire, specialmente il MEIC. Raffaele? Visto che mi hai chiamato in causa, stavo per alzare la mano, mi sentite? Sì, un pochino più forte, come al solito sarebbe meglio. Ecco, allora, il tema del Gesù storico mi interessa, ho seguito da anni, tra l'altro... Scusa Raffaele, ti sentiamo male, prova a cambiare l'impostazione del microfono sul computer, perché prima ti sentivamo benissimo. Adesso? No, si sente pianissimo, prova a cambiare il tipo di microfono. Meglio così? No, prova a toccare le impostazioni del microfono. Sto toccando, sì. Seleziona un microfono, ecco. Vediamo un po'. È quello che usavo oggi, ok. Allora, se no mi metto la cuffia, No, guarda, mi sa che hai due... Allora aspetta un attimo. Ho messo il microfono che è quello ad alta definizione, sì. È questo, sì. Ok, mi sentite? Sempre. Allora mi metto le cuffie. Ma secondo me hai due connessioni, perché uno la vede col microfono. No, non lo so. Se no ci facciamo andare bene. Facciamo intanto parlare qualcun altro, così lui risolve con le cuffie e così si sente malissimo. Va bene, c'è qualcun altro del MEIC che vuole intervenire? Oppure anche fuori del MEIC? Stasera sono qui con noi anche persone che hanno visto la notizia, hanno chiesto di partecipare, qualcuno aveva letto anche il libro, quindi penso che sia interessante sentire anche qualche loro opinione. Qualcun altro che vuole intervenire? Ecco, così si sente meglio. No, si sente. Ho questi due microfoni, li sto provando tutti e due. Così va meglio. Sono al massimo. Se no, si ascolterà noi con l'audio al massimo.
Allora, non vedo altre soluzioni. Io vedo due microfoni, seleziono un microfono USB, ecco, adesso ho l'USB, va bene? Allora, dicevo, il tema del Gesù storico mi interessa, Pesce è stato un mio collega a Bologna, tra l'altro io abbiamo partecipato insieme a dei seminari di storia dell'esegesi. Ecco, io l'ho visto, diciamo così, nel corso degli anni assumere delle posizioni sempre più radicali che, mentre all'inizio, diciamo, le condividevo, dopo, a un certo punto non l'ho più seguito. Cioè, in particolare quando negli ultimi studi lui distingue nettamente il gesuanesimo dal cristianesimo, cioè dice Gesù era totalmente ebreo e non aveva intenzione appunto di dare un valore salvifico alla sua morte, non era, credeva nel regno di Dio, eccetera. È soltanto nella seconda metà del secondo secolo che nasce il cristianesimo come religione separata dall'ebraismo. Ecco, questa a mio avviso è una posizione, diciamo, non del tutto condivisibile. Ricordo che una volta discutemmo accanitamente perché lui diceva Gesù non aveva, disse proprio in senso forte, non intendeva, non aveva coscienza di sé come, diciamo, chiamato a morire per salvare l'umanità. E dice, ma come facciamo a entrare nella psiche dell'uomo Gesù? Gli obiettai io, ecco. E credo che effettivamente lo storico qualche volta possa avere, il teologo ha la tentazione di sovrapporre i suoi schemi allo storico, alla realtà storica. Lo storico qualche volta può avere la tentazione di diventare anche teologo, cioè di usare i risultati della sua ricerca per proporre una teologia alternativa, ecco. E quindi credo che ci sia, a certo punto bisogna anche fermarsi e dire io come storico arrivo fin qui, poi è chiaro che c'è la scelta di fede, c'è la scelta di credere che Gesù fosse un uomo eccezionale e basta, insomma. Quindi che ci sia, diciamo, a un certo punto una libertà del credente, una libertà della fede, ecco. Quello che è certo è che in questi decenni sono stati fatti dei guadagni significativi sul piano della conoscenza del Gesù ebreo, ci sono decine di volumi, ecco. Io ricordo ancora negli anni, inizio degli anni 80, ecco, questo libro di una famosa antropologa, Ida Magli, Gesù di Nazareth, tabù e trasgressione, pubblicato mi pare nell'82, dove lei diceva il Padre Nostro non è di Gesù perché è troppo ebraico. Ecco, questo per dire, una posizione totalmente antitetica a quella che voi giustamente avete evidenziato di riscoperta, ecco, del Gesù storico. Mentre più aperto è il discorso sul Gesù rivoluzionario o non rivoluzionario, anche lì ricordo negli anni 70 grandi discussioni sul libro di un portoghese marxista, Fernando Belo, lettura materialista o lettura politica, insomma, scrisse due libri, uno in francese, uno tradotto anche in italiano, del Vangelo di Marco. Oggi ci sono posizioni variegate su questo, ma credo che abbia ragione Alessio quando ha detto, insomma, che bisogna accettare anche l'idea che forse Gesù non era come dire, un rivoluzionario, un ribelle, no? Che voleva un regno di questo mondo. Ma del resto Fernando Bello stesso diceva Gesù era internazionalista quando si rende conto che lo vogliono rinchiudere nell'ottica di un messianismo terreno, lui in qualche modo, come dire, si ferma, ecco, si ferma. Ecco, volevo chiedere a voi cosa ne pensate di queste mie osservazioni, cioè è giusto, quindi io condivido questa riscoperta, mi piace questa riscoperta delle veracità di Gesù, mi chiedo se qualche volta, ecco, anche uno studioso portoghese, uno studioso spagnolo, scusate, che ha pubblicato un libro qualche mese fa tradotto in italiano, che io ho comprato ma non ho ancora letto, sono 800 pagine, così come mi spiace, non ho letto ancora il libro del nostro Adinolfi sul Battista e Gesù. Ecco, volevo chiedervi se non ritenete che contrapporre, ecco, alcuni settori, diciamo così, di questa ricerca non vadano, arrivando addirittura a dire, come questo studioso spagnolo, chiedo scusa, non ricordo il nome, io ho sfogliato solo alcune pagine del suo libro, arriva a dire, ma quello A, B, C, Mayer e non so quali altri, sono ancora troppo condizionati dalla loro fede cristiana. Io mi chiedo se esiste, seconda domanda, una possibilità, diciamo, di approccio del tutto neutrale
come dire, se non invece, quando si confronta con la figura di Gesù, in qualche modo non siamo messi in gioco, per cui ognuno insomma è coinvolto anche esistenzialmente, per cui non esiste una posizione del tutto neutra. Quindi in questo senso anche l'altro non è messo meglio del credente. Grazie. Grazie Raffaele. Ora se c'è un'altra domanda, se no lascerai spazio a nipoti, anche di persone esterne al MAIC. Va bene, e se qualcuno vuole rispondere, penso, visto che è stato citato Pesce, io inizierei da Federico, se vuole un po' dirci la sua su queste, diciamo, riflessioni un po' da parte di Raffaele, convintamente critiche, da parte mia, diciamo, più per impersonare una parte. E se volesse, intanto Federico, se ti va. Mi dispiace, ma io ho un computer con un audio un pochino basso, per cui non ho sentito assolutamente nulla di quello che ha detto il professor allora, Savini. Proviamo, provo io a ricapitolare. Poi Raffaele mi dice se riassumo bene. Sostanzialmente Raffaele sostiene che la ricerca sul Gesù storico e la riscoperta delle ebraicità sia una cosa positiva. Però ci sono alcuni approcci, come quello dello studioso spagnolo Bermejo, ora non ricordo il nome, cognome, che presentano degli aspetti critici e... Quindi la sua riflessione sarebbe appunto sul ok, riscoperte le ebraicità di Gesù, però attenzione alle deformazioni ideologiche, perché ci sono state, insomma, Raffaele citava anche dei testi degli anni 70 che davano una lettura di Gesù rivoluzionario, Gesù politico, quindi una riflessione su questo, cioè... D'accordo appunto riscoprire le ebraicità di Gesù, ma quando è che questi studiosi in alcuni casi a suo parere hanno un approccio un po' troppo, diciamo, polemico? Faceva l'esempio anche di Pesce, che in un articolo che ha letto Raffaele contrapponeva Gesù, diciamo il movimento di Gesù e il cristianesimo. Raffaele, hai detto altre cose che devo riferire? Ah, se posso permettermi, il professor Savigni si riferiva anche al problema della morte di Gesù, sì, sì, come interpretarla, che alcuni sì, storici, tipo Pesce, non pensano che Gesù attribuisse un valore sacrificale alla sua morte, sì, mentre sì, il professor Savigni dice ma non è possibile entrare nella psiche di un uomo. Sì, sì, questo infatti lo riferivo anche io all'inizio, che... Molti studiosi appunto. Raffaele ha scritto nei commenti nella chat: ho fatto una critica ad alcuni esiti della ricerca di Pesce, laddove contrappone, a mio avviso, troppo nettamente gesuanesimo e cristianesimo. E quello appunto che dicevo io. Ma Raffaele, non c'è neanche più l'audio ora? Proprio sparito. No, adesso ci sono. Allora. Va bene, Federico, vuoi rispondere? Vediamo se cerco di raccimolare, quindi, da quello che mi avete detto, una risposta, anche se appunto si toccano cose, autori diversi. Un conto è Fernando Bermejo Rubio, un conto è Mauro Pesce. Io amo entrambi questi studiosi, sono entrambi fantastici. Dunque, allora, beh, tanto appunto anche il professor Savini è d'accordo che l'enfasi che la ricerca recente ha messo sulle ebraicità di Gesù è un dato acquisito da cui non si può assolutamente tornare indietro. Se alcuni esiti di questa enfasi sulle ebraicità di Gesù, se alcuni di questi esiti siano polemici nei confronti del cristianesimo, bisogna vedere. Insomma, io non penso che né nel caso di Fernando Bermejo Rubio né nel caso di Mauro Pesce ci sia una intenzionale
volontà di contrapporre Gesù al cristianesimo, c'è una volontà da storici di sottolineare la notevole distanza che separa inevitabilmente l'ebreo Gesù da un nuovo sistema religioso che si viene a costituire gradualmente, ma viene a distinguersi, a emanciparsi e anche a contrapporsi dall'ebraismo solamente molto, molto più tardi, non prima appunto dell'inizio, della metà del secondo secolo. E allora la distanza è inevitabile che sia grande e penso che sia giusto sottolinearla, non penso che possa essere eccessivo, perché la nostra tendenza è sempre invece quella di vedere un Gesù già cristiano, già battezzato come cristiano, come figlio di Dio, come seconda persona della Trinità. Sicuramente Fernando ha una... Il suo libro sicuramente è molto polemico, può darsi che sia anche un po' eccessivo. Io non ho questa visione così negativa di John Paul Meyer, ad esempio, come ce l'ha lui. Però io non sono nemmeno comunque ostile in linea di principio alla tesi di Bermejo Rubio su un Gesù rivoluzionario. Cioè, ben inteso, non la sposo affatto, non sono d'accordo, però attenzione, è una possibilità che come storici va valutata, tanto più che Bermejo Rubio non dice che esattamente che Gesù era uno zelota che guidava un movimento che preparava un'insurrezione militare. Per Bermejo Rubio Gesù era un profeta apocalittico, o meglio millenarista, che alla fine, ma solamente alla fine della sua vita, iniziò appunto a dare istruzioni sul fatto che al momento dell'avvento del Regno di Dio, all'avvento del Regno di Dio da parte di un'azione miracolosa di Dio, in quel momento i suoi seguaci avrebbero dovuto sguainare le spade accanto agli angeli, diciamo. Questa era un'idea corrente nell'ebraismo dell'epoca, gli esseni la pensavano così, e gli esseni non erano degli zeloti, erano persone anche piuttosto pacifiche, ma si aspettavano che al momento dell'esruzione dell'escaton ci sarebbe stata una battaglia escatologica. Gli esseni si aspettavano appunto di combattere di fianco agli angeli. Poi in realtà questa tesi comunque non mi convince, perché questo detto di Luca 22, 35 mi sembra, 36, chi non ha una spada venda il mantello e ne compri una. Insomma, se fosse storico e se non fosse un detto di carattere metaforico, cioè la spada come immagine della tribolazione escatologica, allora cioè, sarebbe proprio una strategia molto molto improvvisata. Cioè, chi è che può pensare di ribaltare l'impero romano dicendo all'ultimo minuto, vabbè, chi non ha una spada vende il mantello e se ne compri una, ma cioè, dove vuoi andare? Non sarebbe credibile. Se anche Gesù avesse detto una cosa del genere, la sua forma mentis era quella di un visionario apocalittico, non di uno stratega militare. Io comunque non sono sicuro che questo sia un detto storico, e se lo fosse lo interpreto un po' più metaforicamente. Però secondo me la ricerca storica deve anche valutare questa possibilità, e è una proposta legittima, una proposta con un suo senso, che secondo me non verrà accolta, ma Fernando ha fatto bene a proporla. Vabbè, mi fermo qua, se no. Grazie Federico. Bene. Se qualcun altro vuole dire qualcosa ai nipoti su queste due domande. Non so, Piotr. Sì, io risponderei, diciamo, da giornalista. Penso che ciascuno abbia diritto sia necessario anche proporre un'interpretazione personale e un'opinione personale. Questo va distinto però dalla cronaca, no? I giornalisti di solito dicono il diritto di
di cronaca e diritto di critica, quindi l'aspetto oggettivo, posto che comunque l'oggettività non esiste, ma l'unica oggettività possibile, come ha detto Mattia Rosetti, quella che esplicita John Paul Meyer, cioè di dire, di non nascondersi verso una presunta oggettività, ma dire anche qual è la propria opinione, e quindi non giocare a carte scoperte, ma a partire da queste carte scoperte riconoscere che la propria visione può essere viziata anche da dalla stessa visione, ecco, e quindi la propria interpretazione può essere viziata. Però cercare l'oggettività in questo senso può essere possibile solo a partire dall'esplicitazione delle proprie premesse metodologiche. E questo per quanto riguarda il diritto di cronaca, diremmo, no? La ricerca di una presunta oggettività. E poi c'è il diritto di critica, quindi quello di poter proporre un'interpretazione, per uno storico a maggior ragione, deve essere legato a partire da quello che si è trovato di oggettivamente empirico, scusate se utilizzo queste parolacce, cioè quindi del dato storico sul quale c'è una convergenza anche con gli altri storici, perché la storia è comunque pur sempre probabilistica e si basa, come tutte le scienze, su una probabilità e su un consenso. E poi appunto esplicitare il proprio punto di vista e, perché no, anche le proprie aspirazioni, i propri desideri personali, come ha fatto prima Alessio sul suo sogno di una riforma alachica della Chiesa, ma questo appunto va distinto rispetto all'aspetto della cosiddetta oggettività e a quella poi della proposta interpretativa storica. Grazie Piot. E se nessun altro dei nipoti vuole intervenire, vai. Io volevo solo aggiungere una cosa in risposta al professor Savini, perché secondo me quando lui dice, cioè spesso c'è si dice questa cosa, insomma, no? Gli storici fanno l'errore di alla fine, diciamo, mettersi a fare i teologi. Però secondo me il problema di fondo che abbiamo è che siamo noi che proiettiamo la nostra struttura teologica su questioni e su contesti che non le appartengono. Quando prima appunto provocatoriamente sottolineavo l'estraneità di certe questioni cristologiche e trinitarie al contesto, diciamo, del Gesù storico, intendevo questo. Non vuol dire che svalutare diciamo la divinità di Gesù, non vuol dire andare all'eccesso opposto, vuol dire proprio rendersi conto che sono discussioni nostre, dibattiti nostri nel senso di filosofici greci. Quando Federico ha sottolineato molto bene all'inizio che c'è anche un'altra cosa che la ricerca storica ha sottolineato con estrema chiarezza, e cioè che Gesù era un guaritore che faceva i miracoli. Cioè, insomma, non è che era proprio esattamente un profeta qualunque, e vi sottolineo, guardate che questo non c'è nella tradizione ebraica. Mosè non era un guaritore, i profeti non erano guaritori, non è semplicemente un profeta, è il Messia. Il Messia è una cosa, cioè non è un profeta, è il Messia. Ecco, mi colpisce che non si colga spesso questo della ricerca storica, cioè quando la ricerca storica sottolinea che assolutamente Gesù faceva delle cose eccezionali, assolutamente non proprio comuni per, diciamo, l'uomo medio, questo lo si rimuove. Perché? Perché in realtà si è rimosso anche questo di Gesù in una categorizzazione tutta filosofica, tutta ontologica, perché la distinzione umano-divino è una distinzione greca-ontologica. Si è rimossa poi la concretezza che Gesù faceva i miracoli e aiutava le persone, salvava la vita delle persone, salvava il corpo e l'anima.
molto concretamente, molto appunto con il mio sogno, come dice Piotr, molto ortopraticamente, senza stare a prima sono uomo, Dio, aspetta, ma no, lui tanto guariva, tanto che poi ne faceva anche una questione alachica, come ha detto benissimo Federico, di Shabbat si deve, non è un lavoro, quello è, va bene di Shabbat. Ecco, mi colpisce che ci si scandalizza se la ricerca storica mette in questione delle cose che non ha nessun senso mettere in quel momento, in quel contesto, e non si vede che invece mette in luce delle cose assolutamente, diciamo, anche belle, su cui sarebbe bello anche meditare spiritualmente. Grazie Alessio. Ora lascio la parola, visto che mi ha scritto, a Samuele, che vuole fare una domanda. Samuele? In realtà, mi sentite? Sì. Mi ha preceduto l'intervento, proprio l'ultimo, perché io volevo chiedere se si poteva leggermente, appunto, il professor Adinolfi approfondire un minimo la prima cosa che ha detto, il Gesù esorcista e guaritore, sia in rapporto al suo tempo all'interno del giudaismo, proprio un cenno, sia il rapporto a quello che può essere quello che si intende oggi come esorcista, per esempio nella Chiesa Cattolica, quindi anche le differenze, e anche se possibile il peso dello spirito nel Vangelo di Luca soprattutto, ma non solo, negli Atti degli Apostoli, quindi come dire, se poteva fare qualche cenno sulla specificità oppure sulle analogie. Grazie. Grazie Samuele. Se vuoi rispondere, Federico. Sì, allora, beh, sì, sul fatto che Gesù fosse un esorcista, appunto, non c'è nessuno storico che dubiti di questo, è veramente un dato primario, fondamentale. C'è anche questa interessante tradizione riportata nel Vangelo di Luca, là dove i farisei amichevolmente verso Gesù lo avvisano che Erode Antipa lo sta cercando. Lui dice: andate a dire a quella volpe, ecco, io scaccio i demoni e guarisco oggi, domani, e poi il terzo giorno ho finito, sono compiuto. È un detto molto arcaico, dove Gesù proprio mostra un'autocoscienza, una consapevolezza di sé, proprio come profeta guaritore, profeta taumaturgo. Come ha detto prima Alessio, in realtà non è così scontato che il Messia fosse un operatore di prodigi, un guaritore, però ci sono alcuni testi, ad esempio un testo molto frammentario tra i rotoli di Qumran, in cui sembra esserci questa concezione di un messia profetico di tipo elianico, quindi simile a Elia, che avrebbe compiuto opere portentose, avrebbe guarito. Il fatto che fosse un esorcista è un elemento appunto culturalmente molto plausibile, c'erano molti altri esorcisti e Gesù stesso dice, lo riconosce, anzi sembra dire che anche gli altri esorcisti alla fine anche loro possano operare esorcismi autentici con lo spirito di Dio. Ecco, io penso che Gesù si considerasse effettivamente, come dire, può non piacere, posseduto dallo spirito divino. Cosa ci sia di storico nella scena del battesimo è molto difficile dirlo, io me ne occupo nel libro che ho scritto, che è uscito appena adesso da Carocci, è inutile discuterne qui, però ecco, c'è questo detto di Gesù: ma se io scaccio i demoni con lo spirito di Dio, secondo me la parola più antica, la versione più originale, è lo spirito di Dio, non il dito di Dio. Questo manifesta effettivamente che Gesù si riteneva
posseduto dallo Spirito. Nel Vangelo di Marco, nel battesimo, si dice che che lo Spirito non è che discende sopra Gesù, si dice che entra in Gesù. Quindi penso che proprio avesse effettivamente una consapevolezza di sé, di agire nella potenza dello Spirito divino. Penso che questo fosse un elemento storico della sua autoconsapevolezza. Invece lascerei volentieri da parte la pur intrigante domanda, di cui capisco bene anche l'opportunità, anzi in teoria nel nostro libro avevamo anche pensato di mettere un articolo sul Gesù esorcista, mettendo anche la cosa in rapporto alla pratica esorcistica della Chiesa. Io qui come storico preferisco non esprimermi su questo rapporto e lasciarlo a qualcun altro se vuole rispondere al posto mio. Grazie Federico, se qualcuno volesse rispondere dal punto di vista, diciamo, teologico, in particolare a me veniva in mente una riflessione di questo genere. Ci sono molti aspetti, a volte ho avuto anche occasione di confrontarmi su Facebook con Federico, che appaiono oggettivamente della vita di Gesù, diciamo, antimoderni, insomma, che il cristiano, diciamo, di oggi fa fatica, diciamo, ad accettare, perché appaiono legati a un passato, diciamo, che appare superstizioso. E fra cui mi viene appunto in mente l'esempio della presenza dei demoni, il ruolo di Satana. E qui però la mia, diciamo, questo mi ricollego alla questione teologica, vorrei appunto qualcuno fra nipoti, non so, anche Piot, questi aspetti più, come dire, uno li può fare come Bultmann e demitizzarli, dire che facciano parte di una comprensione del mondo che oggi non ha più significato, bisogna salvare la comprensione esistenziale. Però questa soluzione non so quanto possa essere fedele al Vangelo. Però che cosa fare di questi elementi, diciamo, che per noi appaiono inquietanti e problematici della vita di Gesù, dal punto di vista, diciamo, teologico? C'è qualcuno? Non so, Piot? O anche qualcun altro? Sì, la demitizzazione era una soluzione proposta un secolo fa, forse anche di più, e oggi lascia un po' il tempo che trova, ecco. E oggi c'è una possibilità di una rinnovata anche ermeneutica delle metafore, quindi di capire che cosa rappresentano queste metafore, evitando ovviamente la strumentalizzazione e l'abuso che talvolta si è fatto, appunto ricorrendo a un linguaggio che altro terrorizzante, no? Delle figure demoniache o degli esorcismi, ma mostrare le potenzialità liberanti. Ecco, questo forse ci può aiutare a guardare con occhi diversi anche all'interno della Chiesa le sensibilità carismatiche, penso. Però evitando anche, come si diceva, un'eccessiva demitizzazione, capendo che c'è un significato più profondo e che l'uomo necessariamente si esprime attraverso metafore, si rappresenta attraverso metafore, e il linguaggio cambia e ogni volta sempre una rinnovata consapevolezza del modo di esprimersi. Questo necessita anche di nuove metafore per l'oggi, perché l'uomo non può rinunciare all'aspetto simbolico anche del linguaggio. Grazie Piotr.
Qualcun altro vuole fare domande o intervenire sulle questioni che sono state sollevate? Abbiamo altri 10 minuti, 10-15 minuti. Sembra di no. E se non c'è nessun altro intervento, osservazione sugli argomenti appunto dell'incontro, io direi di chiudere. E noi vi ringraziamo perché avete dato un sacco di spunti, ci avete fatto venire voglia di leggere questa pubblicazione, quindi magari ci saranno anche altre occasioni per incontrarci.